Una collaborazione tra l'Associazione Musicale Molfettese Luigi Capotorti e le Mani Tese di Modugno, consolidata negli anni, che vuole regalare un sorriso e speranza ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Venite ad Oremus Dominum è il titolo del concerto di Natale 2023, un'occasione unica per immergersi attraverso i brani tradizionali e contemporanei e una raccolta fondi nell'atmosfera magica e festosa della stagione natalizia nel solco della solidarietà. Noi, iniziando da questa sera, ma con tutte le raccolte fondi che abbiamo già effettuato nelle piazze e continueremo a effettuare con i concerti dell'Associazione Capotorti, cerchiamo di raccogliere la somma necessaria ad acquistare e poi a donare una bilancia multiparametrica elettronica al reparto di fibrosi cistica del Policlinico di Bari, dove da oltre 10 anni, insieme alla neuropsichiatria infantile e all'oncoematologia pediatrica, forniamo il nostro servizio a sostegno dei bambini ammalati, ricoverati, le loro famiglie e anche e soprattutto ai reparti, ai medici, fornendo suppelletti, strumenti medicali e tutto ciò di cui può necessitare in quei reparti. Un consueto appuntamento per la città di Molfetta, che aspetta trepidante il 13 dicembre in questa bellissima cattedrale, e il nostro modo per esprimere il nostro augurio a tutta la cittadinanza, a chi soffre. Il coro polifonico diretto dal maestro Nicola Petruzzella con il pianista Vito della Valle di Pompei, con la partecipazione dei soprani Monica Pacciolla e Antonella Baldantoni, ha preparato una serie di concerti per le festività natalizie fino al 6 gennaio 2024 a Molfetta e nella provincia di Bari. La nostra mission è quella di far avvicinare le persone alla musica, persone che non hanno competenze musicali ma che sono interessate alla musica. E poi l'altra nostra missione è quella di riscoprire la musica di Luigi Capotorti, un compositore molfettese che però è stato completamente dimenticato e che grazie alla nostra associazione, diciamo, ritorna a vivere. Non dimentichiamo anche la beneficenza, infatti è da decenni che siamo in collaborazione con l'associazione Mani Tese di Modugno.